Le università e i centri di ricerca sono luoghi di carità intellettuale. La Chiesa di Teramo è fiera di collaborare con loro al saper costruire. Sono le parole del Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ideatore del Forum Internazionale del Gran Sasso, giunto alla sua terza edizione. L'evento si svolgerà all'Ateneo Teramano dal 1 al 3 ottobre e per la giornata conclusiva è prevista la partecipazione del Ministro dell'Università Gaetano Manfredi, ma soprattutto quella del Premier Giuseppe Conte. La presenza del Presidente Conte è una forma di rispetto e di riguardo per il nostro territorio. Ah, ma io sono, vi confesso, molto contento, non avrei mai pensato di vivere questa esperienza, perché è un gesto certamente di attenzione. Il nostro territorio ha i suoi problemi, non legati al terremoto, alla ricostruzione, ma io credo che è una responsabilità che ci viene affidata, perché l'attenzione ci impone anche di poter verificare se stiamo facendo tutto il possibile oppure se possiamo fare molto di più. Certamente, pensando a Teramo, noi abbiamo lo zoo profilattico, l'osservatorio astronomico, i laboratori di Gran Sasso, l'università, il conservatorio. Io penso che possiamo e dobbiamo insieme dare una testimonianza di un'elaborazione culturale che vaga, ripeto, al di là dell'emergenza. Ad accogliere il prestigioso forum sarà proprio l'Università di Teramo, che riaprirà le lezioni in presenza il 5 ottobre. Ricerca e costruzione provengono principalmente dalle università tradizionali, sottolinea fermamente il rettore Dino Mastrocola. Unite non sarà mai un ateneo telematico. Cosa succederà in questi tre giorni all'Università di Teramo? Si svolgerà la terza edizione del Forum del Gran Sasso, questo format frutto di un'intuizione del nostro vescovo, di Monsignor Leuzzi, format che è stato portato a Teramo da Roma. Sarà l'occasione per discutere in modo molto approfondito, presentando anche una progettualità di ripartenza in fondo. A conclusione del forum, il Presidente del Consiglio consegneranno il premio Regeni per la ricerca di qualità dell'Università di Teramo, quindi a due dottori di ricerca del nostro Ateneo impegnati in ricerche di rilevanza non solo nazionale ma anche internazionale. È un premio, possiamo dire, quasi alla resilienza dei nostri studenti, quindi alla capacità che hanno avuto durante il lockdown di continuare ad essere comunità, di continuare ad essere vicini al proprio Ateneo.